Devi sbrigare una pratica con la tua auto e non vuoi perdere tempo. Studio Carlea, da oltre 30 anni al servizio dell'automobilista. Sventata rapina a Giugliano in via Aniello Palumbo. Un passante era appena stato rapinato dell'orologio, un Rolex, quando sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano, che hanno bloccato i malviventi pronti a scappare a bordo di uno scooter. I due balordi si erano avvicinati alla vittima, gli avevano puntato una pistola intimandogli di consegnare immediatamente l'orologio. Da lontano avevano adocchiato l'uomo con al polso il monile di svariate migliaia di euro. Il malcapitato consegna il Rolex, ma è proprio in quell'istante che una gazzella dei carabinieri interviene recuperando la refurtiva e arrestando uno dei due malviventi. L'altro riesce invece a scappare via. Il rapinatore finito in manette è Luigi Maisto, 24enne di Giugliano. Entrambi avevano volto coperto da casco ed erano armati di pistola. Hanno agito a bordo di un nuovissimo SH300 con doppia targa. Presumibilmente una targa fittizia era stata posizionata in modo perfetto sopra quella reale del mezzo, in modo da non farsi rintracciare dopo i colpi. Lo scooter è risultato poi rubato. I militari sono adesso sulle tracce del complice di Maisto. L'arresto di ieri è stato possibile grazie a uno dei tanti servizi di controllo che i carabinieri stanno effettuando costantemente negli ultimi mesi sul territorio a nord di Napoli.